Grazie. Grazie di avermi invitato, grazie per aver scelto finalmente una prospettiva unitaria. E io faccio un auspicio non solo che questo porti a una vittoria magnifica alla sinistra in Toscana, che porti Tommaso Fattori a essere governatore. Pensate, una faccia come quella di Tommaso Fattori governatore è già una rivoluzione copernicana. I volti delle persone per bene che credono, perché tutte queste storie dell'appaltare gli asili, tutte le storie della buona scuola non hanno nulla a che vedere con le parole che dichiarano, sono puri movimenti di potere per consegnare agli interessi privati il mondo intero. Questo è l'unico scopo, è uno scopo di potere puro e schietto. Tutto il marasma di parole serve a coprire questa realtà. Allora, noi crediamo invece nel valore dell'istituzione pubblica e soprattutto del bene comune. Il bene comune non può essere privatizzato. L'istruzione è bene comune, la sanità è bene comune, l'acqua è bene comune, il pianeta è bene comune. Noi ci battiamo per questa prospettiva. Sento che c'è una possibilità, ma la possibilità dipende da noi. Non possiamo chiedere all'elettore di avere fiducia se non ispiriamo fiducia. Non possiamo chiedere all'elettore di credere che noi trasformeremo il paese se non sappiamo trasformare noi stessi. Allora, la questione delle elezioni adesso è giocata, 10 giorni potranno fare degli spostamenti e dei cambiamenti. Ma siccome in Europa il fermento esiste ed è forte, noi possiamo cogliere questa occasione per partire verso un orizzonte. Ora io posso fare solo la mia piccola parte. Sono già stato con Tommaso in quel grande sogno che è stato l'Ista Tsipras. Quel sogno immediatamente dopo il clamoroso risultato, perché praticamente eravamo stati silenziati, immediatamente si è opacizzato. Siamo ritornati alla politique politicienne, ai piccoli giochi, alle piccole beghe da cortile. Ebbene, io lo dico con molta schiettezza, questo è il mio ultimo impegno politico. Se da qui usciremo con un orizzonte nuovo, che non è un'utopia astratta, ma che è indicata da almeno 3 paesi. Una è la Grecia, con l'esperienza Tsipras, Siesa, l'altro è la Spagna, con Podemos, e il terzo è la Germania con la Linke, una forza della sinistra. Io non sono più disposto a consegnare le mie energie alle chiacchiere e ai vaniloqui narcisistici di una sinistra impotente. Continuerò a fare il militante e l'attivista, ma lo farò per le cause e mai più per una formazione politica. Se non usciamo con una sola forza della sinistra, noi abbiamo un compito assai gravoso se vogliamo costruire il futuro per i nostri figli e i nostri nipoti. Non ci possiamo più permettere di baroccarci, se no diventeremo dei reduci immalinconiti e, come mi diceva il compagno Torelli oggi, se andiamo avanti così verremo a noia a noi stessi. La parcellizzazione della sinistra è una peste. Noi dobbiamo uscire da quest'estate, come voi avete fatto qui in Toscana, con l'orizzonte di una sola forza politica della sinistra. Altrimenti saremo soccombenti. Soccomberemo al narcisismo di quelli che vogliono
vogliono il loro gambettino, soccomberemo alle forze preponderanti della speculazione finanziaria. Noi dobbiamo diventare forti, dobbiamo tornare ad essere non rivendicativi, ma aggressivi, nel senso buono del termine. Noi dobbiamo alzare la testa per dire: rappresentiamo, come si diceva ai tempi di Berlinguer, la parte sana. Noi siamo la parte sana di questo mondo. È evidente che abbiamo un compito più difficile. Proprio per questo dobbiamo unire le forze e diventare tenaci, adamantini. Io non mi stancherò mai di dire questa cosa. C'è la possibilità, dipende da noi. Ma se noi, dopo 30 anni di attendismo, di divisioni, di chiacchiere inutili, di narcisismi identitari, falliremo una volta di più, allora sicuramente dovremo, lo dicevo prima, subire quello che è stato il più pesante giudizio dato sull'Italia negli ultimi anni. L'ha dato l'intellettuale scrittore Gore Vidal, dicendo sprezzantemente: non sono ancora usciti dal basso impero. Dimostriamogli che non è vero. Grazie a Monivaglio, grazie per l'energia che ci mette e anche per la schiettezza.